Amici all'ascolto e in visione, buonasera. Questa sera, come tante altre interviste precedenti, abbiamo un ospite d'eccezione. Parliamo con il dottor Del Giudice, Guido Del Giudice, considerato il massimo esperto di Giordano Bruno. La prima domanda che si impone è questa, dottor Del Giudice: com'è nata la sua passione per questo grande pensatore e filosofo? Allora, questa è una domanda canonica che mi viene rivolta praticamente. Immagino, immagino. Diciamo, la passione comunque è nata naturalmente sui banchi del liceo dove ho studiato, qui a Napoli, ed è dovuta essenzialmente alla consonanza caratteriale e di pensiero che ho subito riscontrato con questo filosofo. Poi si è, diciamo, consolidata e rafforzata nel tempo anche per fatti, diciamo, occasionali, nel senso che quando nel 1998 decisi più per un divertimento di creare un sito web sulla rete, mi domandai a chi potevo dedicare questo sito e mi venne in mente Giordano Bruno. Da quel momento in poi, attraverso questo sito, si è sviluppata una rete di contatti, di conoscenze, con tutti i più grandi studiosi di Bruno in Italia e all'estero, la possibilità di conoscere in anticipo i luoghi dove Bruno aveva vissuto e che poi ho visitato di persona, che hanno pian piano appunto rafforzato e sviluppato questa mia passione. Ah, così, concluso. Come l'ha sviluppata questa sua passione? Esattamente Allora, attraverso che cosa? innanzitutto ciò che ha dato il maggiore impulso è stato proprio il contatto con gli altri studiosi. Saprete tutti che prima, innanzitutto premetto che io non sono un accademico, sono un medico chirurgo, un cardiologo, quindi la mia attività non è accademica. Aspetto che va considerato da due lati, uno positivo e l'altro negativo, la casta degli accademici, se da un lato è depositaria di una cultura specifica sui vari argomenti, dall'altra saprete tutti che è una casta piuttosto chiusa, una casta piuttosto sospettosa, soprattutto nei confronti di coloro che non appartengono appunto a questa cerchia. E prima dell'avvento di internet, avere un contatto con un accademico di vaglia, un professore universitario, era una cosa difficilissima, soprattutto appunto per chi non era dell'ambiente. Bisognava chiedergli, mandargli una lettera, aspettare che ti rispondesse. Con internet tutte queste distanze sono state abbreviate e io ho potuto nel giro di pochi mesi, direi, anche perché sono stato contattato io da loro, da molti di loro, entrare in contatto con i più grandi studiosi di Bruno. Il contatto poi si è consolidato anche attraverso l'amicizia, la conoscenza diretta, la lettura dei loro testi. E così, passo dopo passo, la mia conoscenza di Bruno e la mia curiositas nei confronti del filosofo è sempre di più aumentata. Poi, il progetto che mi sono proposto subito, dopo aver verificata questa caratteristica del Nolano, che è stata quella di essere un filosofo errante, a causa delle vicissitudini che tutti voi conoscete, cioè la persecuzione subita da parte della Chiesa Cattolica, Bruno, io di solito amo chiamarlo maratoneta del pensiero. Anche perché questo appunto mi riporta un'altra mia passione, che è quella della corsa. Fra parentesi, faccio un inciso: io sono anche un appassionato di running, quindi corro le maratone. E questo lo dico perché questa cosa si è incastrata con l'altra, perché ho pensato di conciliare i viaggi che io facevo anche all'estero per correre con l'esplorazione
dei luoghi dove il filosofo era passato. E ciò appunto mi ha portato nel corso degli anni, con un programma ben preciso, a visitare tutti i luoghi in cui Bruno era stato. E ciò mi ha consentito di assaporare le atmosfere che lui ha vissuto, trovare le testimonianze del suo passaggio, alcune anche sconosciute. Per esempio, ho avuto la fortuna di trovare uno dei pochi autografi bruniani nella biblioteca del Clementinum di Praga. E ho portato a termine con gli anni questa ricerca. Ricerca che mi ha portato anche a un'altra scoperta della quale vado fiero e che ho sviluppato nei miei libri e ho diciamo romanzato nell'ultimo che ho appena pubblicato, e che è quella del contatto avvenuto fra Giordano Bruno e la Confraternita dei Rosa Croce. Un contatto che era stato soltanto ipotizzato da Francis Yates, che però non aveva trovato nessun riscontro oggettivo, e che io ho potuto, riscontro che io ho potuto invece rintracciare a Elg, in Svizzera, un paesino vicino Zurigo, dove Giordano Bruno fu ospite per un brevissimo periodo di circa 6 mesi, fu ospite di un signorotto, diciamo, del luogo, il quale era uno dei protagonisti, uno dei componenti di una cerchia rosacrociana, una delle prime cerchie rosacrociane attive in Svizzera. E appunto, andando sul luogo, visitando la biblioteca di Zurigo e riscontrando dei testi finora inosservati, o perché non cercati più che altro, perché questo periodo era rimasto sempre un po' nel buio, ho potuto trovare se non delle prove certe, ma degli indizi validi che collegati ad altri periodi appunto della peregrinazione del filosofo, rendono molto probabile il suo contatto con i Rosa Croce. Senta, una curiosità mia personale. Lei ha conosciuto Giuliana Conforto, che è anche lei una grande estimatrice di Giordano Bruno. Giuliana Conforto è un'astrofisica, la nostra astrofisica italiana. Con questa domanda lei mette un dito nella piaga. Oh, mi dispiace, questo non volevo, non avrei voluto farlo. No, è un'esagerazione naturalmente, però quello con la Conforto è un discorso, anche questo, ambivalente, nel senso che concordo sulla sua definizione, è una grande appassionata di Bruno, io l'ho conosciuta, mi ha anche con enorme cortesia e affabilità ricevuto a casa sua, abbiamo preso un tè a casa sua e mi fece dono del suo libro La futura scienza di Giordano Bruno. Però dall'altro canto devo dire che purtroppo, forse neanche per sua colpa specifica, la Conforto ha determinato una delle peggiori situazioni negative per quanto riguarda la reale conoscenza del pensiero di Giordano Bruno. Perché? Perché proprio nella futura scienza di Giordano Bruno lei immagina un dialogo avvenuto in carcere, insomma è chiaramente uno scritto romanzesco. Che immagina che Bruno abbia incontrato in carcere un suo allievo a cui lei dà il nome di Sagredo, Sagredo, come voi sapete, era un intimo amico di Galileo, che ne fece anche uno degli interlocutori del dialogo sopra i due massimi sistemi, ma non ha mai avuto nulla a che fare con Bruno. Devo dire, per la sua perizia di scrittrice, per la sua abilità di scrittrice, in questo raccontino ha inserito delle frasi
che purtroppo poi sono state diffuse, soprattutto attraverso la rete, come citazioni autentiche di Giordano Bruno. E sono frasi che Giordano Bruno non ha mai detto, sono frutto della immaginazione, della conforto. Della fantasia, insomma. Mi scusi, dottore, credo di aver colpa anch'io, perché anch'io credo di aver in qualche modo propagandato, pubblicato. Sì, ma guardi, io ho trovato queste frasi nella terza pagina del Corriere della Sera, perché sappiamo tutti che oggi non dovrebbe essere così, ma anche i giornalisti, anche gli addetti ai lavori, spesso si informano su determinate cose, soprattutto quelle che non conoscono di persona approfonditamente, andando in rete. E ovviamente quando queste frasette, per la viralità dei contributi che vengono pubblicati in rete, si diffondono all'inverosimile, e quando uno scrive Giordano Bruno, se lei scrive Giordano Bruno su Google nella sezione immagini, le usciranno centinaia e centinaia di immaginette con queste frasi stampate e sotto Giordano Bruno. Io come uno sconsolato Don Chisciotte ho cercato di avviare una mia battaglia personale per far capire che queste frasi Bruno non le ha mai dette, anche perché sono frasi che poi sono state strumentalizzate dai settori più estremi della diffusione culturale su internet. Questo è un altro discorso, ne abbiamo parlato prima, che andrebbe approfondito, ma richiederebbe parecchio tempo, e i quali appunto sfruttano queste frasette per sottolineare il magismo di Bruno, per sottolineare degli aspetti che poi chi lo vada a studiare con rigore si accorge che non appartenevano al filosofo. La stessa Conforto, se lei avrà letto, visto che mi ha fatto la domanda, i suoi testi, cioè, fa un'interpretazione di Bruno tutta sua, insomma, legata alle sue conoscenze astrofisiche, insomma, questa della forza elettrodebole, Gesù Cristo che andrebbe identificato con questa forza elettrodebole, insomma, vabbè, chi più ne ha più ne metta. Devo dire la verità, rimasi un pochino già dubbioso quando la incontrai, perché quando mi esternò questi suoi pensieri, che mi sembravano molto eterodossi rispetto alla dottrina bruniana, e le chiesi ma dove avesse letto queste cose, lei mi rispose: ma Bruno, non c'è bisogno di leggerlo, la sua voce mi arriva dallo spazio, mi arriva dall'universo. Allora, sì, vabbè, di fronte a questo non possiamo avere una risposta chiara e univoca. Allora, ritorniamo a Giordano Bruno e soprattutto cerchiamo di accendere il riflettore su di lui e cercare di capire esattamente chi era Giordano Bruno. Come definirebbe il pensiero di Bruno in poche parole? Quali sono i concetti chiave della sua filosofia? Bruno in poche parole. E purtroppo siamo schiavi del tempo qui, anche se il tempo non esiste, però dal nostro punto di vista purtroppo esiste. Come? La caratteristica di Bruno è proprio quella di essere un autore eclettico e polivalente, che ha esplorato i campi della sapienza più disparati. Diciamo che, volendo trovare un punto focale, soprattutto negli ultimi anni della mia ricerca, ho potuto focalizzare il vero interesse di Bruno proprio sull'infinitismo e sulla questione della magia naturale. Io amo dire che la vera religione di Bruno era l'infinità dell'universo. Quando ci si batte per domandarsi ma Bruno era cattolico, era luterano, era anglicano, era calvinista,
a Bruno le dispute teologiche non interessavano e non per niente fu scomunicato da tutte le confessioni, dovunque andò fu scomunicato, perché lui si adattava a tutte le sette, come li chiamava lui, sette religiose, dei, dei luoghi dove, dove aveva, aveva l'avventura di capitare, purché però non inficiassero quella che era la sua vera filosofia. E non per niente fu questo che influenzò l'andamento anche della sua vicenda processuale, perché lui tirò avanti questi 8 anni di prigionia, 1 a Venezia e 7 a Roma, durante i quali fu sottoposto a numerosi interrogatori e a numerosi, conosciamo bene noi, i tentativi fatti da Bellarmino, da Santori, da, da Beccaria, di indurlo ad abiurare, e conosciamo anche le varie vicende, i vari momenti in cui lui si diceva pronto ad abiurare, poi non lo faceva, poi ritrattava. Questo è dovuto proprio a questo, che lui si diceva pronto ad abiurare tutto quello che riguardava le sette, le religioni, e quindi riconosceva di essersi lasciato andare in carcere, come avevano testimoniato i suoi compagni di cella, in bestemmie addirittura o in pregazioni contro, contro Gesù Cristo, contro i santi, contro la divinità, e si diceva per queste cose pronto ad abiurare e a, a, e a chiedere scusa per il danno diciamo estetico, morale che aveva recato all'abito che lui aveva indossato. Però quando poi, e fino alla fine, a un certo punto, gli inquisitori sperarono che lui abbiurasse. A un certo punto lui si era detto disposto ad accettare 8 definizioni sicuramente eretiche che gli erano state sottoposte. Ma quando in queste definizioni furono inserite quelle che lui non avrebbe mai potuto abiurare, fra queste appunto quelle dell'infinità dei mondi, dell'eliocentrismo, a quel punto, quello fu il punto di rottura nel quale lui rifiutò assolutamente l'abiura e andò così verso, verso la, la condanna e l'atroce supplizio a cui fu sottoposto. Quindi, per tornare alla sua domanda, il nucleo essenziale della filosofia bruniana è appunto quello legato all'infinità dell'universo e alla, alla concezione della divinità. Perché un'altra diceria, un altro luogo comune che va sfatato è quello del Bruno ateo. C'è anche la categoria degli atei agnostici razionalisti. Il fatto che la filosofia di Bruno sia una filosofia multiforme lo dimostrano già tutte le associazioni, le sette che si rifanno a lui. E quindi ci sono quelli che amano il Bruno mago, quelli che amano il Bruno anticlericale, quelli che amano il Bruno ateo. Ma il dato principale, vede, è che dal quale bisogna partire, è che le opere di Bruno non le legge nessuno. E io nella mia appunto carriera bruniana, fra virgolette, ho notato che con chiunque ho parlato, e sono andato poi un po' più a fondo della sua preparazione nel campo della filosofia di Bruno, massimo avevano letto quelle 2 o 3 opere fondamentali, La cena delle ceneri, e magari Il candelaio, che poi è una commedia, eccetera eccetera. Ma parliamoci chiaro, a parte il fatto che la maggioranza delle opere di Bruno sono scritte in latino e la maggioranza di queste è stata tradotta in tempi relativamente recenti, io stesso ho tradotto in prima assoluta 7 opere bruniane dal 2000 in poi, che non erano state neanche tradotte in precedenza, e quindi non potevano neanche conoscere. L'edizione delle opere magiche ad opera di Ciliberto anche è venuta con il contributo che è stato dato per il 400° anniversario nel 2000. Quindi prima del 2000 la maggioranza delle opere bruniane non era conosciuta, si conoscevano solo i poemi francofortesi nella traduzione
di Monti. E queste opere, pochissimi le hanno lette, e le stesse opere italiane, molti non le hanno lette perché sono opere scritte in un volgare, del Rinascimento, un volgare del Cinquecento, che è difficile da leggere. Io mi rendo conto, se lei si mette a leggere lo spaccio della Bestia Trionfante o degli Eroici Furori, anche per un italiano di oggi, intendere molti passi nel volgare cinquecentesco di Bruno è cosa difficile. E non per niente, da 3 anni a questa parte, ho intrapreso un'altra impresa veramente che definisco difficile, titanica addirittura, ma con molta modestia, e cioè quella di tradurre le 7 opere italiane di Bruno in un volgare, dal volgare del Cinquecento alla lingua moderna. Questo sempre senza stravolgere assolutamente il pensiero, naturalmente, ma neanche lo stile e la lingua di Bruno, soltanto eliminando quelle parole oggi di difficile lettura e quelle frasi molto involute alle quali Bruno ricorreva spesso, che ne rendono indubbiamente difficile la lettura e che scoraggiano indubbiamente, io me ne rendo conto, il lettore che si avvicini a Bruno soltanto per conoscerlo e non per studiarlo. Senta, ora noi abbiamo parlato dei Rosacruce, ma quali sono state le influenze principali che hanno, come dire, plasmato il pensiero di Bruno? Sì, io amo sempre sottolineare il fatto che, secondo me, una delle caratteristiche principali del genio è quella di sapersi scegliere i maestri, cioè di saper individuare subito quali sono i precursori filosofici che possono essere utili allo sviluppo del suo pensiero. E Bruno è stato uno che innanzitutto non ha rifiutato nessuna via di accesso alla conoscenza. E questo è stata un'altra caratteristica che gli ha procurato i dati che noi sappiamo, perché lui fu costretto a scappare dal convento di San Domenico nel momento in cui gli furono trovati i libri proibiti di Erasmo da Rotterdam e altri nel necessario della sua cella, che egli aveva sottratto alla libreria di San Domenico Maggiore. Sempre per questa sua onnivora ricerca di nuove letture, di nuove conoscenze. E questa sua ricerca e questa sua enorme cultura che era riuscito a farsi proprio a San Domenico, egli individuò subito quali erano i suoi punti di riferimento. Naturalmente parliamo dei filosofi presocratici, parliamo del Cusano con la sua teoria della coincidenza degli opposti, e questa per esempio è uno dei nuclei principali del pensiero bruniano, quella della coincidenza oppositorum, che poi è un fil rouge che percorre tutta la filosofia anche subito dopo Bruno, e anche in quella moderna. Basti pensare a Nietzsche, basti pensare a Schopenhauer. Quindi Cusano, lo stesso Tommaso d'Aquino, il divino Cusano, come lui lo chiama, il divino Aquinate, come lui lo chiama, anche il Cusano lo chiama divino. Lui chiama divini quelli che sono i suoi padri, appunto, spirituali. Poi un ulteriore influsso egli lo ebbe da quel cosiddetto Rinascimento napoletano che lui frequentò durante gli anni, appunto, di permanenza a San Domenico Maggiore, e che appunto vedevano i loro esponenti di punta in Giambattista della Porta, nello Stigliola, che era stato lui, che
che era stato suo compagno, nato a Nola anche lui, quindi suo compagno di giochi, che poi lui ritrovò in seguito. E sono personaggi e situazioni che io ho riportato romanzandole appunto in questo mio ultimo libro su Bruno e Rosa Croce. Una domanda, Bruno ha conosciuto Giovanni Pontano? No, conoscerlo non lo ha conosciuto. Perché siamo dello stesso periodo, mi pare, napoletano, no? Sì, Pontano è antecedente a Bruno, antecedente. Però siccome avrà in quel circolo appunto della porta dell'Accademia dei Segreti, sicuramente è venuto a contatto con queste filosofie. Le Quindi conosceva. anche con l'alchimia, perché sappiamo benissimo che Giovanni Pontano era. L'alchimia la faceva del resto anche Della Porta. Della Porta era amico intimo di Imperato, quindi questa frequentazione, questa atmosfera, mi ripeto purtroppo, però mi sta fornendo l'assist con queste sue domande, è proprio quella che fa da sfondo a questo romanzo, questo ultimo romanzo. Giusto, L'idea del romanzo. non ci siamo messi d'accordo. Assolutamente. L'idea del romanzo mi è venuta proprio dall'aver raccolto appunto queste frequentazioni, queste coincidenze, queste analogie di pensiero, che però appunto non hanno il supporto di, diciamo, prove documentali. Cioè, lei sa benissimo, per esempio, parlavamo prima dell'Accademia. L'Accademia, se lei non porta la prova documentale, non per niente i testi, io non amo molto i testi accademici, perché sono il 50% dei testi su Bruno, il 50% del testo di Bruno e il 50% sono note, notarelle, note filologiche, ricerche sulla frase, come era stata scritta in un primo tempo, come era stata, che sono cose, questioni anche magari interessanti per gli addetti ai lavori, ma ripeto, sono ostative alla conoscenza più diffusiva e di coloro appunto che vogliono conoscere il pensiero di Bruno, che già, come abbiamo detto, è di per sé difficile, senza dover per forza prendersi una laurea in lettere antiche e moderne, insomma. E quindi ho cercato di dare sfogo e di far conoscere questi rapporti che Bruno sicuramente ha avuto, ma dei quali non rimangono prove documentali, anche perché il periodo era quello che era, Bruno era il personaggio che era. Basti pensare che una cosa inoppugnabile è che negli ultimi anni è stata messa ormai in evidenza con chiarezza anche da tutti i grandi studiosi bruniani, che il fatto che Bruno, la filosofia di Bruno, ha inciso su quella di, non voglio dire tutti, ma parecchi, parecchi dei filosofi che sono venuti dopo. Lo stesso Galilei lo conosceva benissimo e non lo cita mai. E così tutti i filosofi più o meno dell'età di Bruno o di quella immediatamente successiva. Possiamo ben capire e anche giustificare il perché. Cioè, soltanto nominare Bruno ti attirava l'occhio vigile dell'Inquisizione. E dopo ritroviamo Bruno ammiratissimo da Schopenhauer, ritroviamo Bruno ammirato da Nietzsche, ritroviamo Bruno oggi nella fisica quantistica, troviamo analisi come quella di Coiré che appunto riconoscono, nonostante l'humus completamente diverso in cui si trovava la filosofia ai tempi di Bruno, e quindi con tutte le cautele del caso, in un'epoca indubbiamente intrisa di magismo, di stregonerie, di superstizione, proviamo però in Bruno delle intuizioni che hanno resistito fino ai giorni nostri e che continuano ad essere riscoperte anche dalla scienza moderna. Ecco, sarei interessato a sapere se c'era un rapporto, una correlazione tra il pensiero di Bruno e la scienza del suo tempo. Già mi ha accennato il fatto di Galileo Galilei. Allora, tra
tra Galileo e Bruno, ovviamente, la differenza fondamentale è lo strumento. La fortuna di Galileo è dovuta al cannocchiale. Piano chiaro. Ai tempi di Bruno questo non esisteva. E questo, anziché sminuire, accresce la grandezza del personaggio. Perché Bruno è stato colui che ha preconizzato l'esistenza, l'infinità dell'universo e l'esistenza di infiniti mondi abitati senza vederli, soltanto per via filosofica. Soltanto per via filosofica. Col suo famoso assioma, soltanto sulla sua concezione della divinità. Cioè, se la divinità è infinita e Dio è potenza infinita, deve aver creato necessariamente un mondo infinito, altrimenti ci sarebbe una limitazione della sua onnipossenza, onnipotenza. Quindi solo per via filosofica e con una fede infinita ha portato avanti questo discorso, pur senza poter avere nessun riscontro. Chiaramente strumentale, quindi scientifico nel senso in cui intendiamo oggi la scienza. E però che ci fosse questa voglia è attestato anche nei libri di Bruno. La stessa alchimia, e lo sappiamo non soltanto per Bruno, del resto l'alchimia per riconoscimento unanime, l'antesignana della chimica, quindi della chimica moderna, dall'alchimia poi si è passati alla chimica. Quindi la stessa alchimia era il desiderio inesprimibile dal punto di vista, diciamo, tecnico di questi personaggi, quindi della Porta, di Stiglione, dello stesso Bruno, di dare un supporto scientifico, fra virgolette, anche se all'epoca scienza non era quella che intendiamo noi oggi, ma la scienza era appunto la filosofia. Ricordiamo Paracelso, insomma, che diceva che il medico deve essere prima filosofo per poi essere medico. E questo poi è un discorso che investe. Lei è un medico cardiologo, quindi lo può capire completamente, concretamente, no? Esatto, è che io ho sviluppato anche in un testo recente che ho pubblicato, che si chiama Sull'arte medica, intelligenza artificiale e umanesimo scientifico, in cui faccio proprio metto in evidenza appunto questo dissidio che oggi è molto avvertito tra l'avanzare dell'intelligenza artificiale e l'abbandono da parte del medico delle sue conoscenze umanistiche, che sono state sempre una sua prerogativa nel passato. Dovrebbe riportare l'uomo al centro dei suoi interessi, cosa Esatto. che la E medicina sembrerebbe aver dimenticato. finisce per investire anche la professione, perché ha portato a quel distacco fra medico e paziente, che il paziente appunto soffre. E oggi sappiamo, noi medici, quando arriva un paziente, la prima cosa cominciamo a prescrivere esami strumentali, TAC, risonanze magnetiche, eccetera, senza preoccuparci di stabilire un transfer, olistico con il mondo del soggetto che ci sta di fronte. E questo era già avvertito perché. In questo libro che l'ho detto è partito dalla scoperta di un testo di Tommaso Cornelio, un filosofo cosentino, filosofo e medico, che ha immaginato un dialogo, guarda caso, tra un medico dell'epoca, Giordano Bruno, e Stigliola, l'amico di Bruno a cui abbiamo accennato prima, che era anche lui medico. E ho tradotto questo breve dialogo dal latino in italiano, e trovandoci appunto questi dubbi che già allora erano presenti sulla direzione sbagliata che l'arte medica stava prendendo, abbandonando la sua vocazione umanistica. Ecco, mi piace il discorso, lo stiamo allargando. Lei sta parlando di arte medica. Ecco, io sono più convinto che esista un'arte medica piuttosto che una scienza medica. E sono d'accordo con lei,
Sono pienamente d'accordo. È chiaro che i progressi tecnici, tecnologici della scienza moderna balzano agli occhi e non possono essere disconosciuti. Però, appunto, per chi come noi guarda contemporaneamente non soltanto al lato fisico, ma anche al lato psichico, e qui è un discorso che ci avvia sulla strada dell'alchimia, del rosicrucianesimo. Potremmo fare, ecco, per esempio, potremmo fare un'analogia tra questo discorso che stiamo facendo e quella che era appunto la via degli alchimisti. Adesso quando parliamo di alchimia, automaticamente l'opinione pubblica pensa a questi maghi chiusi in questi laboratori, anneriti dalle fornaci, che cercano di tramutare il metallo in oro. Piombo in oro, in realtà qui si parla di trasmutazione ben diversa, eh? Esatto, è una trasmutazione ben diversa. E per tornare appunto all'interessante appunto che lei faceva, è una trasmutazione che appunto i medici dovrebbero tener conto, della quale dovrebbero tener conto e alla quale dovrebbero mirare anche per il paziente. Certo, Perché fondamentale. far sopravvivere il paziente, veniamo, ecco, sempre per ritornare al mito dell'immortalità che è presente nel rosacrucianesimo, no? Di questi rosacrociani che avevano l'elisir di lunga vita e passavano attraverso varie vite ed erano sempre giovani. E più o meno noi ci siamo invaghiti di questo, cioè di far sopravvivere le persone quanto più a lungo è possibile. Ma ci preoccupiamo anche del loro lato psichico, appunto, oltre che di Quello è quello. fondamentale. Comunque, dottor Del Giudice, il discorso si amplierebbe un po' troppo e credo sarebbe molto interessante dal mio punto di vista, ma ritorniamo a Bruno. Nel senso, qual era appunto il rapporto? No, volevo dire, no, visto che lei mi ha accennato soprattutto al fatto della meccanica quantistica, no? In che modo Bruno ha anticipato quelle che sarebbero state le scoperte successive proprio della fisica? Ma più che anticipare le scoperte della fisica, ecco, Sì, non dal punto di proprio vista tecnico, ma dal punto di vista mentale, diciamo. esatto, dal punto di vista mentale, lui ha avanzato dei concetti. Per esempio, prendiamo il principio di indeterminazione di Heisenberg, no? Heisenberg, sì. Cioè, che l'osservazione umana influenza il solo fatto che lo scienziato stia osservando quel determinato fenomeno causa in quel fenomeno una variazione, e quindi quel fenomeno non sarà mai un fenomeno puro, ma sarà influenzato dall'osservatore. Questo relativismo era già presente in Bruno. Cioè, Bruno lo dice che appunto l'osservazione dell'universo è influenzata dal modo nel quale noi ci poniamo di fronte a questo universo. E chiaramente sono concetti ancora in nuce, sono concetti allo stato embrionale, che però appunto nascevano soltanto da una riflessione filosofica, non potendo avere appunto Ma nessuna. sempre filosoficamente il fatto che non ci sia nessuna, come dire, nessuna divisione tra l'osservatore e l'oggetto osservato, questo vuol dire superare la separazione apparente di noi e le cose che ci circondano. Esatto, Questo è un dato di fatto proprio della quantistica, che ci dice che appunto che viviamo in fondo viviamo in un sogno e tutto avviene al nostro interno e non al nostro esterno. esattamente. Ma infatti questo poi ci porta a un altro filone molto interessante, perché praticamente quello che lei ha appena detto ci fa subito venire in mente la Matrix, no? La Maya. E Certo. quindi ci riporta a un altro fattore fondamentale e stupefacente della speculazione bruniana, che è quello della vicinorietà
del pensiero di Bruno al pensiero orientale, senza che lui abbia mai avuto contatti, assolutamente, perché conosciamo tutto lo svolgersi della sua peregrinazione, non è mai stato in Oriente, non ha mai avuto contatti con persone che ci fossero state. E gli unici contatti possono essere stati mediati attraverso la filosofia di Pitagora, quella sì, quindi la metempsicosi pitagorea. Queste sono state le uniche vie di trasmissione di questo pensiero. Eppure nel suo pensiero troviamo questa concezione appunto della illusorietà della realtà. Io ho scritto uno dei miei primi testi, che si chiama appunto La coincidenza degli opposti, tra Giordano Bruno, tra Oriente e Occidente. In questo testo io faccio una comparazione quasi sinottica tra alcuni testi di Lao Tse, di Chuang Tzu e dell'induismo, con alcuni aforismi bruniani che sono quasi, quasi sovrapponibili. Quindi c'è la stessa concezione. Come si spiega questo? Si spiega con la esistenza di corrispondenze trascendentali del pensiero, per cui il pensiero umano si sviluppa secondo certe vie, indipendentemente dai luoghi nell'emisfero opposto in questo momento. Questo è un po' freudiano, questo è un po' freudiano, cioè nel senso che Freud spiegava l'analogia tra i miti sul fatto che lo spirito umano è uguale dappertutto e dovunque, no? Però io non sono molto convinto. Ci richiama ancora anche un altro aspetto. Veda Bruno quante vie apre. Parlando di Freud, ci riporta agli archetipi junghiani. Sì, certo. Infatti, ecco, lì mi si trova più vicino. Sappiamo che Jung era un grande ammiratore di Bruno, lo conosceva benissimo. E proprio per la teoria degli archetipi, e Bruno nei 160 articoli contro i matematici stila lui stesso, disegna lui stesso, incide lui stesso quella serie di archetipi, di cui i tre principali famosi di mente, intelletto e amore, che lui richiama continuamente e nei quali appunto vede condensato la lingua dell'universo. Quella lingua che Galileo poi dirà essere la matematica. Io infatti dico, evidentemente di lingue ce n'è più di una. Cioè, beh, sicuramente una tra queste è l'amore, secondo il mio punto di vista. Non per niente l'archetipo principale di Bruno si chiama amor. Infatti. Allora, un altro aspetto fondamentale. Ecco, quando diciamo, parliamo della apertura mentale a 360 gradi di Giordano Bruno, consideriamo anche il suo rapporto con la morte, che evidentemente era un qualcosa che non era dell'idea comune, che veniva in qualche modo espressa dalla Chiesa nel modo più assoluto. Lì ci troviamo su campi completamente opposti. Certamente. E però torniamo sempre allo stesso discorso. Anche questo è un concetto che si sviluppa su una base prettamente filosofica. Lei il Della Causa, che fra parentesi è il terzo volume di quella traduzione in lingua moderna delle opere di Bruno che sta per uscire, finora è uscito il abbiamo pubblicato Il Candelario e La Cena delle Ceneri, adesso uscirà tra un mese Il Della Causa. Il Della Causa è uno dei testi appunto difficili di Bruno. Non nascondo che anch'io, le prime volte che ho letto Il Della Causa, Il De Infinito, ho trovato difficoltà. Il Bruno non è un libro che si può leggere tranquillamente sulla spiaggia come un romanzo d'appendice, bisogna applicarsi. E il Della Causa è incentrato proprio sul concetto di materia. E questo è un concetto fondamentale di Bruno, perché che poi fa nascere tutte quegli accostamenti a Spinoza,
a Davide di Dinant, a questi filosofi che avevano già preconizzato la divinizzazione della materia. Ecco, Bruno divinizza la materia. Mentre per Aristotele la materia era un provenire, un quasi nulla, non gli dava alcun valore il filosofo stagirita, Bruno, che è un grande conoscitore, ma al tempo stesso un fustigatore di Aristotele, come lui si definiva, capovolge questa visione e divinizza la materia, cioè la materia è divina come è divino l'intelletto divino. E questa materia divina non ci porta al materialismo, ma ci porta appunto alla concezione di un essere umano che non ha bisogno di nessun tramite per avere un contatto con Dio, in quanto la divinità è dentro se stesso. E questo risponde con chiarezza a quella questione alla quale accennavo all'inizio dell'ateismo di Bruno. Non c'è filosofo, a mio avviso, Più teista di Bruno. della divinità di Bruno. Certo. Bruno vede Dio in tutte le cose, ecco, lui lo dice, la natura, natura est Deus in re. Panteista da questo punto di vista. Beh, molto, molto, molto interessante. Qual è stata, secondo lei, l'influenza di Bruno sulla cultura successiva, in questo senso? Amplissima e disconosciuta, come ho detto prima. Cioè, Bruno era, nonostante le sue opere fossero Ostiche, diciamo ostiche, vai. no, a parte che ma fossero da aborrire, perché chi le possedeva automaticamente rischiava il rogo. Ciononostante, le sue opere girarono per il mondo, ancora più all'estero che in Italia, anche perché lui appunto fu per parecchi anni all'estero, quindi in Germania, in Francia, le sue opere girarono e furono lette indubbiamente, come furono lette appunto, come ho detto prima, dai filosofi successivi, dagli stessi astronomi. Ad esempio, Keplero a un certo punto rimprovera Galileo dicendogli: perché non riconosci che hai preso alcune di queste tue teorie, sono quelle che alcune di queste tue teorie sono quelle che già annunciava Giordano Bruno. Però non lo si può condannare, perché appunto, già sappiamo quello che ha dovuto subire. Nominare Bruno sarebbe stato, secondo me, la definitiva. Condanna, diciamo, dal punto di vista, almeno dal punto di vista, diciamo, di... Anche se poi ha comportato una da parte di qualcuno, come per esempio Bertolt Brecht nella sua Vita di Galileo, una, non dico un'accusa, ma un rimprovero di scarso coraggio, ecco, Ah, rispetto sicuramente, cioè, beh, lui non ha abiurato, infatti, lui ha abiurato e Giordano Bruno no. Abbiamo toccato prima la meccanica quantistica, la fisica quantistica, ma qual è l'attualità del pensiero di Bruno per la cultura contemporanea adesso? Io ritengo che l'attualità maggiore per la cultura contemporanea sia più che nella sua filosofia, diciamo, riguardante proprio questi argomenti scientifici, proprio nell'atteggiamento del filosofo, cioè in questo atteggiamento di libertà assoluta di pensiero, e di antidogmatismo, di rifiuto. Questo, per esempio, penso che ai giorni nostri sia fondamentale, e appunto investe anche questo strumento che adesso ci ospita e del quale parlavamo prima, Certo. rifiuto di quella che lui definiva la consuetudo credendi, cioè l'abitudine a credere, cioè a credere a qualcosa soltanto perché ti viene detta e non perché ci credi veramente o perché l'hai sperimentata e l'hai analizzata ed approvata con il tuo raziocinio. Bruno,
In Bruno c'è un enorme rispetto della ragione. E questo è un altro aspetto che io sottolineo sempre e che appunto, rispondendo alla sua domanda, è un altro valore aggiunto che lui ha consegnato alla posterità, cioè questo rispetto per la ragione. Cioè, rifacciamoci sempre alla divinità. Se Dio è onnipotente, se Dio è onnisciente e ci ha dato questa ragione, perché io non dovrei applicarla? Perché io dovrei rimettere il mio pensiero nelle mani di una setta, nelle mani di una religione che mi debba dire che cosa devo fare e che cosa no? Chiaramente dobbiamo dire questo non è per tutti. E questo è un altro aspetto della filosofia di Bruno che spesso viene trascurato e malinteso. C'è questo aspetto, fra virgolette, democratico della filosofia bruniana. Cioè Bruno era ecumenico, era... No, non era così. Bruno era un aristocratico del pensiero. Bruno fa continuamente riferimento al volgo rozzo e infame. Uno dei suoi motti preferiti è uno è per me 10.000 se ha ragione, motto filosofico antico fatto risalire a vari filosofi dell'antichità, ma nel quale lui credeva. Cioè, Bruno è vero che ritiene e non potrebbe essere altrimenti per un figlio plebeo, un figlio, Bruno non era di nobili origini, che però era riuscito a raggiungere i vertici ed era riuscito ad arrivare a parlare a tu per tu con l'imperatore, col papa, con il re di Francia, con la regina d'Inghilterra. Quindi questo che vuol dire? Ma non che tutti, a tutti sia dovuto questo, ma l'uomo può, con studio e applicazione, questo è un altro dato attuale, arrivare alla conoscenza, ma con studio e applicazione. Non facendosela inculcare o pretendendo di riceverla senza sforzo da qualcuno e quindi credere per consuetudine. Certo. Quali sono, secondo lei, gli aspetti ancora poco conosciuti del pensiero di Bruno sui quali ritiene che la ricerca debba concentrarsi in futuro? Ma diciamo che l'ecdotica bruniana è amplissima e poi ha trovato degli esegeti di valore, quali Aquilecchia, i vari Aquilecchia, Ciriberto, il compianto Nuccio Ordine che è sparito da poco, la stessa Yeats, pur con il distinguo del caso. Quindi Bruno è stato approfondito un po' in tutti i suoi aspetti. Nel momento in cui sono state scoperte anche le opere magiche, ultimamente appunto sono state tradotte, ci si è appuntate anche su quello. Diciamo piuttosto che nel magma di questo pensiero bruniano, più che esserci dei lati nascosti, ci sono dei lati che vanno, come stiamo facendo un po' noi modestamente stasera, che vanno messi in evidenza a scapito di altri che sono soltanto accessori e che purtroppo vengono troppo enfatizzati da determinate correnti intellettuali, ma che non facevano parte del nucleo del pensiero bruniano. Per esempio, tutta la parte magica, queste opere magiche che sono state poi scoperte per caso da Noroff, che le trovò su una delle bancarelle lungo la Senna a Parigi e poi le portò appunto a Mosca. Sono delle trascrizioni che Bruno fece fare al suo allievo Bessler di testi magici, molti non di sua mano, sono soltanto delle trascrizioni. E quindi sì, è vero che lui si sarà occupato di magia, ma innanzitutto non si occupò mai di magia operativa. Per esempio l'alchimia, lui la cita, però non dimentichiamo ad esempio che nel candelaio lui apertamente la sbeffeggia. Gli alchimisti del candelaio vengono da lui presi in giro, sempre con questa smania di tramutare l'oro, e per questa loro smania vengono sbeffeggiati dai furfanti della Napoli del Cinquecento, che lui conosceva bene, quindi ne viene fuori quel
quel magnifico affresco che è il candelaio, che appunto, ecco, lei mi diceva, un altro aspetto che pure è stato approfondito, per esempio da Spampanato, che però è un altro aspetto mirabile, è la commedia di Bruno, quindi la capacità di rappresentazione linguistica, i neologismi che lui inventa in questa commedia. E il candelaio è diventato poi un testo di riferimento per i commediografi, e dopo è stato copiato, addirittura si riporta Molière fra quelli che hanno avuto come testo di riferimento il candelaio di Bruno. Quindi ci sono parecchi aspetti che vanno. Diciamo che facciamo più presto a dire quali sono gli aspetti della sua filosofia che non vanno enfatizzati. Io ritengo appunto questo aspetto magico, anche perché lui, come ripeto, di alchimia, pur avendo avuto contatti con Della Porta, che era un alchimista operativo, e ancor più Ferrante Imparato, che era suo amico intimo lì a Napoli, ma Bruno non si dedicò mai praticamente all'alchimia. E anche questo suo contatto con i Rosacroce è appunto da riferirsi a queste analogie che c'erano con la dottrina rosacrociana, appunto attraverso l'ermetismo, attraverso questo risalire alla civiltà egizia. Ecco, abbiamo parlato prima di Bruno e l'Oriente. Bruno riteneva che la vera saggezza fosse quella egizia. E sappiamo benissimo come i Rosacruce si rifanno appunto alla tradizione egizia. Quindi c'erano questi punti di contatto, e questo soggiorno a svizzero di Bruno, a contatto con questi Rosacruce, servì appunto a cementare questa, diciamo, amicizia, questa, perché Bruno non fu mai di nessuna setta. Bruno, non per niente, i compagni di cella riferiscono che lui avrebbe detto e avrebbe confidato in cella di voler fondare una setta in Germania, che dove aveva già un sacco di seguaci, che però sarebbe stata la setta dei giordanisti. Cioè, Bruno era Bruno. Questo poi ci porta anche che non dobbiamo neanche santificare, Bruno era un uomo, quindi ci porta anche a un aspetto che ha avuto anche la sua importanza per la sua affermazione, ripetiamo, un uomo come lo descrivevano, come lui stesso si descrive, scarso di corpo e di beni, che però appunto arriva ad affermarsi a livello internazionale, doveva per forza avere un carattere forte. Ed è il carattere tipico dei Nolani, questo, che però aveva anche dei lati negativi che erano quelli appunto della sicurezza di sé, a volte eccessiva, dell'impulsività, del sottovalutare i pericoli, aspetti che poi lo portarono anche a compiere quei passi falsi che gli costarono cari. Certamente. Beh, siamo arrivati ridendo e scherzando, dottor Del Giudice, quasi alla fine del nostro piacevolissimo colloquio. Le faccio un'ultima domanda. Secondo lei, quale messaggio ritiene che il pensiero di Bruno possa dare oggi all'uomo contemporaneo? Allora, ho letto qualche giorno fa, che poi ripeto, Bruno va letto e riletto, perché fortunatamente, nonostante abbia vissuto relativamente poco, ha scritto, non si sa come abbia fatto, ma ha scritto un numero esorbitante di opere. Io ritengo, cioè, pa parecchie volte mi sento dire, se Bruno non l'avessero messo al rogo, chissà quante altre perle ci avrebbe dato di filosofia e di saggezza. Io ritengo poco. Avrebbe sicuramente potuto scrivere altre opere mirabili, però io penso che la sua filosofia sia riuscito a darla del tutto, con una alacrità inimmaginabile per un soggetto che era costretto a muoversi di continuo, a scappare, a cercare di procurarsi il pane, dando lezioni, chiedendo appunto ai signori dell'epoca, ai re, agli imperatori, asilo che gli veniva concesso e poi immancabilmente doveva scappare. Quindi
non si sa come abbia fatto a scrivere tutto quello che ha scritto e che cosa ha scritto. Quindi, ripeto, rileggendo il Degli Eroici Futuri, ho trovato una frase di Bruno che secondo me sulla quale anche gli uomini di oggi dovrebbero riflettere, e cioè che l'eroico furioso, che è appunto questo uomo sublimato che egli descrive negli Eroici Furori, si badi bene, per cui poi c'è la famosa faccenda del concetto di ombra, cioè di questo mondo, ecco, ritorniamo al discorso della Matrix, di questo mondo che è soltanto ombra della divinità. L'uomo può arrivare a conoscere Dio, ma soltanto come ombra, perché il Dio assoluto è in quanto assoluto è inconoscibile dalla mente umana. Quindi questo eroico furioso può arrivare a vedere l'ombra della divinità. E quest'ombra della divinità dove la vede? Nella natura, perché abbiamo detto che la natura è Dio nelle cose. E quindi cosa potrà fare l'uomo? Cosa deve fare l'uomo? Deve cercare di capire quali sono i meccanismi eterni che sono stati infusi dalla divinità nella natura per regolarla e adeguarsi al ritmo di questi meccanismi. E questi meccanismi sono appunto quello della coincidenza dei contrari, i contrari, amore e odio, amore caldo e freddo, i contrari che vengono a coincidere, al ciclo della vicissitudine che investe non soltanto i fenomeni naturali, ma anche la storia dell'uomo, la storia delle umane cose, questo ciclo della vicissitudine che continuamente gira, cambia e dal basso ritorna verso l'alto, per cui si avranno delle cadute. Bruno stesso confessa di vivere in un mondo vicino al punto più basso, però si aspetta, come dice lui, quelli che sono nel giorno aspettano la notte, quelli che sono nel notte aspettano il giorno. Quindi questo ciclo, questo è ciò che può dare all'uomo moderno e all'uomo di tutte le età la consapevolezza e una filosofia per credere nelle cose, per andare avanti con fiducia e con razionalità. Bene, ottimo, dottor Del Giudice. Un'ultima domanda. Per uno che voglia veramente avvicinarsi alla filosofia di Bruno, quale libro consiglierebbe? Allora, domanda anche questa che capirà mi viene rivolta spesso. Io consiglierei di cominciare dalla Cena delle Ceneri, che è quella, chiaramente parlo degli italiani, in italiano, meglio ancora, mi permetto di consigliare la versione in italiano moderno che abbiamo appena pubblicato, che è ancora più comprensibile, perché nella Cena delle Ceneri c'è un po' tutto Bruno, c'è l'infinità dell'universo, c'è la sua capacità di teatralizzare, quindi è un testo anche godibile da questo punto di vista, mentre gli altri sono molto più filosofici. Quindi direi di cominciare da quello. Il Candelaio, ripeto, è una commedia e quindi è bella da leggere, da studiare, non tanto dal punto di vista filosofico. Per quanto riguarda la filosofia, bisogna metterci un po' di buona volontà e un po' di spirito di sacrificio e leggersi il Della Causa e dell'Infinito, che sono i due testi nei quali. Ma lei ha scritto qualcosa, a parte il fatto del Rubedo che ci ha fatto vedere prima il nostro regista Enrico, ha scritto anche degli altri libri, oltre alle traduzioni, chiamiamole così, dal Diciamo latino. che il Rubedo è un po' il mio divertissement, diciamo. Questo Ecco, qui. e l'ho fatto sempre nell'ottica che per me è predominante, una mia, diciamo, quasi ossessione, di avvicinare il più possibile, quante più persone possibile alla filosofia di Bruno, perché davvero ne vale la pena. Quindi Quindi già questo potrebbe essere un ottimo trade union. Potrebbe come? essere un ottimo trade union, dico, per approfondire poi la filosofia Esatto. di Bruno. Mi auguro appunto che cominciando con questa cosa più romanzata, poi naturalmente venga la voglia di approfondire la filosofia vera. Ma prima di queste opere sono state tutte, ripeto, ci sono le traduzioni, le prime traduzioni dal latino e quelle sono un po' ostiche, quelle sono già per chi conosce Bruno. Gli addetti al Poi, mestiere, insomma. però come testi che potrei consigliare per conoscere Bruno miei, ripeto, La coincidenza degli opposti, che è stato il mio primo, e
e che è significativo. E poi c'è Io dirò la verità, intervista a Giordano Bruno, nel quale io appunto ho immaginato un'intervista in carcere a Giordano Bruno facendogli le domande, alcune delle domande almeno che lei sta facendo a me oggi, e facendo rispondere direttamente a Bruno. E penso che sia un altro testo che possa dare a chi si avvicina per la prima volta al filosofo degli input interessanti. Adesso Poi li che ho fatto è stata un'antologia, sempre nell'ottica della diffusione. Un'antologia per argomenti e anche per controbattere quel fenomeno deprecabile delle false citazioni. Un'antologia per argomenti delle vere citazioni di Bruno, di aforismi di Bruno, quindi sui vari argomenti che lui ha trattato, in modo che senza leggere tutta l'opera possono cominciare a cogliere, diciamo, le perle della filosofia bruniana e poi andarle semmai ad approfondire. Beh, le do adesso una primizia io, una chicca se mi permette, dottore. Mi fa piacere. Dunque, nei miei studi sono arrivato tra l'altro, a intervistare anche delle medium, eccetera. E l'ultimo libro che ho scritto, che è stato appunto Dialogo con l'infinito, dove mi sono divertito, grazie alle capacità di una medium certificata, che è Letizia Dotti, a intervistare una serie di grandi trapassati. Tra questi trapassati c'è Giordano Bruno. Benissimo, allora sono curiosissimo di leggere. Io la ringrazio, dottore, del giudice. Spero appunto, tra l'altro, di conoscerla di persona perché è veramente un personaggio degno di essere conosciuto La e ringrazio. soprattutto piacevolissimo, con il quale è piacevolissimo chiacchierare. E vedo che gli argomenti sono poi estremamente interessanti e importanti anche per la crescita di ognuno di noi. Grazie ancora veramente, Guido. La stima è ricambiata, quindi mi auguro anch'io di rincontrarla, magari ci scambieremo le nostre pubblicazioni. Senza alcun dubbio, senza alcun dubbio. Un saluto affettuoso a lei e ai nostri amici all'ascolto. Grazie a tutti.